Martedì 14 maggio, buon pomeriggio, ancora ben trovati a una nuova puntata dell'SOS Telebari, la rubrica dedicata a tutte le vostre segnalazioni. Siamo in compagnia ancora del presidente dell'AMI, Gianfranco Grandaliano, buon pomeriggio, ancora ben Di nuovo buon trovato. pomeriggio a tutti gli spettatori. Dunque, 080 501 9998 per intervenire ed essere subito collegati con noi per tutte le vostre richieste, tante nella prima parte dell'SOS e speriamo altrettante nella seconda parte. Dunque, Presidente, non siamo riusciti a finire invece il discorso sulla questione del piano regionale dei Sì. rifiuti. L'obiettivo principe è quello di incrementare la differenziata, un obiettivo tra l'altro molto ambizioso perché si vuole spingerla fino al 65%. Vendola, tra l'altro, ha anche detto che in maniera un po' provocatoria, che se anche i sindaci dovessero piangere in aramaico non si faranno più sconti. Però prima di farle rispondere, prendiamo un'altra telefonata. Il piano dei rifiuti non è un argomento che Non oggi è... riusciamo ad affrontare. Pronto? Pronto, buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Volevo far presente all'assessore, Presidente. presidente, Sì. o comunque io lo chiamo avvocato Grattaglianico, lo Va conosco. benissimo. A Va bene. riguardo con la telefonata che ha fatto prima una signora, questi nomadi che tirano fuori dai cassonetti tutta la roba e la lasciano a terra. I contenitori, quelli che contengono i vestiti usati, no? Quelli alti, quei contenitori, quelli si infilano di testa dentro, e quindi Sì. l'avvocato, insomma, intuito, e quindi tirano fuori, perché stando dentro non vedono che cosa interessa, li tirano tutti a terra, scelgono qualche cosa che interessa, e ho sentito che li vanno a vendere al mercatino dei Repulci, là vicino allo La stadio San domenica, Nicola, la perfetto. domenica. Poi a terra, sistemato, e a terra lasciano tutto ciò che non interessa, sistematico, sempre. Allora, Viale Saranda, la signora telefonando dice Viale Saranda, è un mare, è con l'angolo di via De Gemmi, di via Lembo, Viale Della Saranda scuola. di via Lembo, sistematicamente c'è questo contenitore, sembra essere pieno di vestiti che loro poi lasciano. No. Poi, oltretutto, approfitto dell'occasione, mettono nei carrozzini che hanno loro, quei carrozzini vecchi, tutto, e Sì. salgono nell'autobus. Tutte queste carrozzelle piene di tutte queste buste di cose che interessano, mettono dentro. Non lo so, è civile, è igienico che questi salgono nell'autobus con tutta questa mercantile, questa che raccolgono per terra e non si può dire niente, bisogna stare zitti, oltretutto senza pagare il biglietto. Posso, L'ultima certo. osservazione. L'avvocato dovrebbe fare domenica mattina una passeggiata su via Monte Grappa, domenica mattina, e fare le traverse, via Doberdò, via Baracca. Ce la presenta, Sì, le avvocato? conosco, vengo, Le vengo. conosce? Vengo con E la quindi? bicicletta. Allora ci vediamo domenica Sì, mattina e domenica vediamo via mattina Il vengo. Sonso e vediamo che cosa sta. Camera da letto, camera da Lo pranzo, so, lo sappiamo, c'è un soggiorno, angolo, salotti. che è drammatico però. Sì, vabbè, ma non si può, non si deve risolvere. Ecco il punto interrogativo. Grazie Si può mille. risolvere? Grazie mille per il suo intervento. Dunque, la questione degli abiti, insomma, un po' Sì, abbiamo affrontato la questione. Per No, gli ma devo abiti, penso, solamente è. precisare che Sì. per quanto riguarda i cassonetti da raccolta abiti, siccome è un problema che è anche pericoloso perché si mettono proprio nel bidone, diciamo, nel cassonetto grande, entrano proprio queste persone. Ho parlato con il nostro fornitore, cioè quello che ci fa il servizio, e lui dovrebbe cambiarli tutti e inserire un meccanismo che credo che abbiano solo in Germania, che rende in modo assoluto, mi ha garantito, l'impossibilità di poter estrarre i vestiti. Cerchiamo di fare questo cambiamento di cassonetti il più presto possibile, perché mi ha garantito che sta arrivando questo sistema in modo tale da evitare lo Anche scempio. perché gli abiti sono un rifiuto prezioso, Sì, noi, ricordiamolo. tenuto conto che noi siamo gli unici in Italia, credo, che abbiamo assegnato il servizio di raccolta indumenti mediante il corrispettivo, a fronte di un corrispettivo di 310 euro a tonnellata. Da Quindi inizio anno sono siamo arrivati soldi. all'incirca a un centinaio di tonnellate, sicuramente oltre le 100 tonnellate. Fate il conto voi, che sono Sono sempre contributi utili per contributi utili sempre l'azienda, per l'azienda, ma per esatto. tutti quanti, perché è Per, ovvio che chiaro, per i servizi. l'azienda è dei cittadini, Chiaramente. quindi non è. Invece, Presidente, sulla questione di Carrassi via Allora, quella è Montegrappa. una zona proprio che noi attenzioniamo ogni volta. Purtroppo
noi manderemo i vigili ambientali, è un angolo, sono una serie di traverse dove troviamo di tutto di più, anche se interveniamo, dopo un'ora troviamo il doppio di quello che lasciamo. Io domenica mattina mi faccio la passeggiata perché la domenica giro e verifico un po' tutte le situazioni più. Domenica mattina stavo a pane e pomodoro per verificare come fosse la situazione. Verificherò quell'angolo, purtroppo è un angolo che conosciamo. Adesso vediamo come fare, ma anche là è sensibilizzare i cittadini. Ci abbiamo il lettino ingombrante che è gratuito, abbiamo i cassonetti dedicati, abbiamo la cassonetti per la differenziata. Non comprendiamo questa I ritiri manifestazione di ingombranti, civiltà. ripetiamo come funziona, perché questo, su questo noi di questo non ci capacitiamo, visto e considerato che appunto è gratis, per cui basta chiamare Il il lettino numero ingombrante è verde dell'AMIA. gratuito, basta telefonare il nostro numero verde che dà un codice, dà un appuntamento orario e lasciare l'ingombrante dove viene indicato dal nostro ufficio. Oppure, per rendere più semplice, si può andare presso i nostri centri di raccolta e lasciare l'ingombrante. È tutto a titolo gratuito. Quindi non ci sono No, giustificazioni no, per quelli che, come diceva il signore, lasciano le camere da letto per strada. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì. Sì, pronto! Se non ho un pronto. tempo per dire una piccia, se non ho un tempo per vicino alla scuola Mario Remo. Sì? Siccome che i bidoni sono pochi, dovevano mettere i bidoni con la pedaliera. E gli Guardi, altri la bidoni ci sentiamo mancano veramente alla gamba. male. Riesce ad abbassare, scusi, facciamo diciamo in tempo reale, Adesso riesce ad abbassare il allora, volume della televisione, siccome. altrimenti la sentiamo davvero Sì, va malissimo. bene, va bene. Sì, ecco, ce la Sì, fa. nella finestra più avanti stanno dei bidoni che l'accendono sempre perché sono pochi. L'accendono ogni 3-4 volte, l'accendono tutti. E dicono che devono mettere i bidoni con la pedaliera e non ci vengono mai a me. E accendono i bidoni, fanno tutte le sportiste, tutte a te. Come si dice, quelli che vengono a pulire sono Sì, gli bravi, sono puliti. operatori, sì. Operatori sono pulitissimi, però lì ogni giorno fanno sempre una canzone. Allora voglio dice che devono mettere i bidoni, dice hanno detto quello che dovevano mettere i bidoni con la pedaliera di nuovo, come sta. Poi come devo parlare con i differenziali? Perché non li scarico e li butto dentro dove i bidoni gialli Ci può dire della precisamente l'indirizzo? A che zona si sta riferendo? oh, a Viania Pigia, via Giustino La Rocca, Sì. vicino alla scuola Mario Remo. Benissimo. Da Perfetto, Ipisa. grazie, grazie mille per il suo intervento. Ricordo a tutti i telespettatori che quando ci chiamano sono pregati di abbassare il volume della TV, altrimenti non sentiamo davvero nulla e è difficile poi intercettare le voci. Dunque, Presidente, ha capito di che cosa stiamo parlando? Credo lamentasse un bidone con la pedaliera, manca l'omissione, cioè mancava un Sì. bidone con la pedaliera. Vabbè, vediamo di mettere il bidone per la pedaliera che serve per Eh agevolare sì, per l'apertura. alzare, insomma. Ma credo, ho capito bene, parlava di che accendono una serie di Sì, cassonetti. probabilmente li bruciano, mi sembra di capire. Ipotizzo, tanto il Esatto. report ce l'abbiamo sicuramente. Adesso vediamo di integrare, però siccome facevo riferimento dicendo la differenziata e mettiamo tutto insieme poi, volevo precisare che molte volte, perché ci sono state parecchie segnalazioni, in cui dicono vabbè la differenziata è una farsa perché noi non la facciamo e vediamo gli operatori che mischiano tutto. La differenziata viene fatta, i nostri operatori, a fine di non pregiudicare l'intera raccolta differenziata, perché bisogna tener conto che se c'è qualche impurità si perde tutto il beneficio della differenziata, di tutta la raccolta differenziata di una determinata zona, verificano nel cassonetto se è stata regolarmente fatta la differenziata. Se vedono che ci sono parecchie impurità, è sporca, viene mischiato, c'è un rifiuto mischiato, perché molte volte nella plastica trovano il vetro, l'organico o viceversa, a quel punto c'è una disposizione di servizio di lasciare, di non raccogliere il cassonetto e informare un'altra squadra che raccoglie solo l'indifferenziato di passare successivamente e ritirare. È ovvio che do noi dovremmo fare come fanno nelle città del nord, che nel momento in cui torna il rifiuto differenziato sporco non lo ritirano proprio, lo lasciano là a giorni fino a quando il cittadino non lo va a differenziare. Siccome noi, sotto il profilo Saremmo troppo igienico-sanitario, ottimisti a pensare che sì. insomma poi i cittadini vadano a Avremo la differenziare. protesta, allora Esatto. noi abbiamo una seconda squadra che passa e molto probabilmente il cittadino quando vede, perché poi passa in un orario tra virgolette verso le 8, 8 e mezza perché viene a un giro successivo,
vede questa operazione e crede che la differenziata non si faccia. La differenziata si fa. Quando vedete questa operazione, vuol dire che avete fatto male alla differenziata. Stiamo E parlando di quindi determinati costerebbe di condomini. più all'azienda che alle Costerebbe di più. Sì, sanzioni, costa esatto. comunque di più all'azienda. Per cui diciamo si deve cercare di farla bene, altrimenti poi l'azienda subisce delle sanzioni e per questo poi Ma il danno è per succede tutti, quel perché l'azienda, fenomeno. ribadisco il concetto, l'azienda non è né del sindaco Emiliano, né mia, né del comune in senso lato, è di tutti i cittadini. Esatto. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buon Buon pomeriggio pomeriggio. avvocato, buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio. Io ringrazio comunque Telebari per la possibilità che ci dà di poter parlare con i signori che governano. Senta, avvocato, Grazie. per cortesia, io abito in via Pitagora, lì abbiamo un mercato e diciamo i giardini dove io abito si sporcano. La prego, avvocato, se può gli operatori ecologici di pulire, perché guardi, adesso comincia il caldo. Io sono un'anziana, ho bisogno di stare un pochino sui balconi, avere le finestre aperte, è già un problema questo mercato. Io mi auguro che diciamo staremo bene in avvenire, che se hanno dei soldi per poterlo togliere, non si Sì. può vivere. Io la prego, avvocato, se da lei ha che la possibilità, vabbè, so che soldi non ce ne sono, so tutto quanto, però ci aiuti perché no, io sono anziana, vabbè, mi rivolgo io a lei. Di far pulire un po' i giardini, avvocato, perché il mercato li sporca tutti. Lo Noi abbiamo sappiamo. un verde bellissimo da invidiare. E poi, avvocato, colgo l'occasione a lei, la prego cortesemente, la mia preghiera la rivolgo a lei, lei la rivolga a chi è di competenza per far venire a pulire i giardini e tagliare un po' gli alberi, perché io sono ultra 75 anni, avvocato. Sono una disabile e ho bisogno di respirare. I giardini interni a casa mia sono un verde meraviglioso. È bellissimo, perché lo so che soldi non ci sono, lo so, io i telegiornali leggo. Avvocato, No, la ma ci prego, sono. io prego lei, se può, aiuti un pochino la situazione nostra di cittadini, perché sì, mi sono rivolta a diverse, però avvocato, vengono un pochino a pulire, basta. Si ha bisogno di tagliare gli alberi, si ha bisogno di pulizia continua. Ripeto, sti maledetti soldi non ci sono. Ed è giusto, però, avvocato, se lei può, mi dia una Lo mano. grazie Perché mille, gra io posso. Grazie, grazie signora, buonasera. grazie. Un accorato appello, Sì, noi la. signora, quasi commovente. La pulizia l'abbiamo Ecco. già fatta. Allora, se non ricordo male, quei giardini non sono di competenza nostra perché credo che siano di IACP, vado a memoria, perché poi è una zona che conosco. È di competenza di IACP, ma noi siamo già intervenuti. Là c'è il problema del mercato, abbiamo parlato con gli operatori più volte perché è ovvio che senza la collaborazione degli operatori diventa drammatica la situazione. Siamo venuti incontro, gli abbiamo detto di fare la differenziata, credo gli abbiamo dato anche le buste. Alcuni non collaborano e quindi adesso mi sa che abbiamo già parlato con i vigili urbani e con i nostri vigili ambientali di intervenire in modo tale da, diciamo, regolamentare un po' la situazione, perché la signora ha ragione. Purtroppo io non comprendo, i nostri mercati rionali sono un grave problema. Al nord io vedo dove passa il mercato rionale, abbiamo gli operatori che mettono gli titolari di esercizi che mettono tutti i loro rifiuti in modo composto e ordinato, passano all'operatrice, gli operatori dell'azienda e puliscono tutti. Da noi è un disastro totale. Noi li abbiamo invitati, gli abbiamo dato le buste, vogliamo la collaborazione degli operatori al fine di evitare i problemi, di affliggere sempre meno i residenti, perché ovvio la signora ha Ah, ragione. sì. Noi interveniamo il più possibile, non è neanche di competenza perché ricordo che quei giardini non sono di competenza nostra. Rinterverremo un'altra volta, però è ovvio che dobbiamo sensibilizzare quello che stiamo facendo gli operatori del mercato, in modo tale che con una loro collaborazione elimineremo il problema della signora. Per la La questione manutenzione del del verde, verde, esatto. adesso chiedo perché secondo IACP neanche il collega della Multiservizi, l'avvocato Livi, poteva intervenire, ma gli chiedo una cortesia di poter intervenire e di superare questo problema formale che purtroppo su cui noi Sì. Intanto molte volte combattiamo, questi problemi formali di competenza. riferisco, insomma, alla signora che nell'SOS noi abbiamo invitato un'altra volta il direttore dello IACP Sabino Lupelli, ma visto che ci sono state molte richieste, le assicuro nei prossimi martedì, magari proprio il prossimo martedì, vedremo di tornare a invitarlo, così si possono porre anche a lui queste questioni. Noi insomma cerchiamo di fare il più possibile da tramite, ma intanto me lo sono segnato.
ma è bene che torni il nostro ospite, è assolutamente disponibile, quindi certamente tornerà, vedremo, ripeto, già se il prossimo martedì. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto.